è che fare la tesi non significa fare copia e incolla. Sì, lo so, vi ho scioccato. Oggi video importantissimo. Parliamo di 6 consigli per iniziare la tesi con il piede giusto. Ciao a tutte e ciao a tutti, io sono Elena, sono una dottoranda di ricerca in filosofia morale ormai al terzo anno e in questo video appunto ho pensato di dare alcuni consigli per iniziare a scrivere la tesi. C'è assolutamente una mancanza di contenuti di questo tipo e questo crea, secondo il mio personale parere, delle problematiche, perché mi rendo conto che quando gli studenti e le studentesse si approcciano per la prima volta a questo mondo, beh, un po' è disorientante. È disorientante per tanti motivi, è disorientante perché la nostra istruzione, per come è costruita in Italia, che è veramente, come dire, un luogo meraviglioso, ecco, da questo punto di vista, un'oasi felice. Ho viaggiato un po' in questi anni, sono stata in Svezia 5 mesi, adesso sto concludendo il mio periodo di visiting in America e sono stata qui 7 mesi e vi assicuro che l'istruzione italiana è una delle migliori del mondo. Ma se c'è un aspetto che manca è proprio questo approccio sin da subito alla scrittura e poi qualche altra piccola parentesi, ma non è, come dire, il topic di questo video, per cui soprassiederò e magari ne parleremo in un altro video, però sicuramente questo aspetto c'è, per cui quando ci si approccia alle prime tesi, che non so come dire, sicuramente la tesina di maturità è un aiuto da questo punto di vista, ma la tesi triennale è tutto un altro mondo, no? Bisogna scrivere almeno una quarantina di pagine che devono avere una certa coerenza, devono essere fatte in un certo modo, per cui è un momento che sicuramente spaventa tutti. E trovo che uno degli aspetti più problematici sia proprio la partenza. Per cui eccoci qui con un video esplicativo dopo non solo avere fatto tesi triennale, magistrale, ora sto portando avanti la tesi del dottorato, ma averne anche corrette parecchie, perché nel lavoro del dottorando c'è anche l'assistenza ai propri docenti che spesso ti sottopongono, almeno nel mio caso è stato così, delle tesi da correggere. Per cui, insomma, un po' di expertise ce l'ho. E soprattutto in relazione ai fatti degli ultimi giorni, mi sono appunto affacciata a un paio di tesi di studentesse. Mi sono trovata nuovamente di fronte ad alcune problematiche che ho visto innumerevoli volte, per cui ho detto: adesso è tempo di creare un contenuto che possa essere veramente utile per partire. E quindi iniziamo subito con il primo consiglio. Il primo consiglio che ti do è quello: una volta individuata la materia che più ti interessa e sulla quale ti piacerebbe fare questo lavoro, appunto di elaborazione, un po' di ricerca, eccetera, è quello di andare subito, prima ancora di pensare ad una possibile bibliografia, a parlare con il docente di riferimento o i docenti di riferimento, perché in alcuni casi, come sappiamo, esiste solo un relatore, spesso nella magistrale ci sono un relatore e un correlatore. Allora è bene prima andare a rivolgersi a questi. Perché? Perché la tesi si costruisce insieme, no? Rispetto ad un'idea che uno studente può avere, per quanto buona possa essere, esistono poi delle esigenze del docente, perché magari il docente è particolarmente, come dire, interessato in quel momento ad una determinata materia, no? Per cui c'è necessità di concordare insieme un prodotto che possa accontentare entrambe le parti, perché chiaramente quelli che sono gli interessi personali dello studente sono fondamentali, ma al tempo stesso c'è anche l'esigenza del docente e poi ciò in cui il docente è più preparato. Ad esempio, magari non lo so, a lezione viene trattato un micro tema, ma non è di pertinenza di quel docente, non se ne è mai occupato, per cui potrebbe magari, come dire, volervi rimandare ad un collega, eccetera. Per cui è importante da prima appunto fissare subito un colloquio con il docente o con la docente per stabilire i contorni del tema, esattamente come lo si affronterà, con quali modalità,
quale sarà? Per cui, primissimo consiglio prima di iniziare qualsiasi ricerca è assolutamente questo. Il secondo consiglio che vi do è quello di costruire a quel punto, una volta appunto effettuato il primo colloquio, un indice ragionato. Tantissimi studenti partono infatti dall'introduzione e questo è in realtà, almeno secondo quella che è stata la mia formazione, e io ci credo tantissimo in questo, in realtà è un errore. Generalmente l'introduzione e la conclusione vengono scritte alla fine di tutto il lavoro, perché l'introduzione deve servire per fornire la carrellata degli argomenti che verranno trattati all'interno dei diversi capitoli, spesso con una certa minuzia di particolari, anzi quasi sempre con una certa minuzia di particolari. Al tempo stesso la conclusione invece serve per dire dove sono arrivati i capitoli, dove è arrivato il lavoro e spesso anche per dare magari un'idea di quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri di quel lavoro. Magari si lascia una domanda di ricerca aperta per un proseguo di tesi, piuttosto che appunto si indicano aspetti che non si è avuto modo di trattare, ma che si desidererebbe trattare in un secondo momento. Quindi come fate a costruire un'introduzione che deve avere queste caratteristiche se non sapete esattamente che cosa ci sarà all'interno del vostro elaborato? Per cui partire con un indice ragionato è fondamentale perché da una parte vi offre l'opportunità di costruire già, diciamo, come dire, un po' uno scheletro di partenza che poi dovrete semplicemente andare a riempire con le informazioni che mancano e dall'altra parte perché, credetemi, è fondamentale per avere un ordine logico. Questo perché spesso quando noi abbiamo delle idee sono un po' raffazzonate, no? Ma invece scriverle nero su bianco fa veramente la differenza. Per cui partiamo da questo indice ragionato. Come si struttura un indice ragionato? Beh, come un po' un indice di un qualsiasi libro. Introduzione, capitolo primo, capitolo secondo, capitolo terzo, conclusioni, bibliografia. L'indice che poi avrete tra le primissime pagine. E se volete poi magari nei prossimi video possiamo anche proprio vedere come si costruisce un indice ragionato passo per passo. A questo punto andate ad inserire all'interno delle varie sezioni delle informazioni che vedrete poi voi quanto dettagliate all'interno appunto della struttura. Quindi scriverete ad esempio nel primo capitolo che ha tema, io faccio sempre il classico esempio della scienza delle merendine, ma così per non entrare nello specifico, no? Nel primo capitolo in cui affronterò in generale la storia delle scienze delle merendine, fornirò questi elementi, lo farò attraverso questi strumenti per aprire a questa domanda che verrà poi trattata invece nel capitolo secondo, poi nel capitolo secondo, bla bla bla, e lo fate per ogni sezione. Chiaramente, tanto più dettagliati siete in questa parentesi della vostra tesi, che chiaramente, ragazzi, non dovete scrivere 10 pagine per ogni sezione, perché altrimenti quando lo finite questo indice ragionato, però una paginetta sarebbe veramente l'ideale, perché appunto tanto più dettagliati siete in questa fase, quanto, come dire, il vostro lavoro sarà già avviato, nel senso che poi non vi servirà null'altro che continuare a fare le vostre ricerche, continuare a leggere, continuare a confrontarvi con il vostro docente e andare mano a mano a farcire appunto questa sezione che già esiste. Questo vi permette peraltro un po' di sorpassare l'incubo della pagina bianca, perché avete comunque sempre un punto di riferimento e delle parole che sono già lì, non dovete partire ogni volta da capo. Perché la scrittura di un nuovo capitolo al termine della scrittura del precedente dà sempre un po' quel sentimento di smarrimento, no? Oddio, adesso cosa faccio? Invece, se voi avete già fatto un indice ragionato, tantissimo del lavoro è stato fatto, è già lì e dovete soltanto andare ad approfondire. Quindi, appunto, secondo consiglio, mi raccomando, fate un indice ragionato.
Il terzo consiglio invece che vi voglio dare è quello di confrontarvi con il docente ogni volta che avete raggiunto una discreta quantità, come dire, di lavoro accumulato. Ad esempio, al termine della costruzione dell'indice ragionato, al termine della costruzione del primo capitolo, eccetera. Questo perché, da una parte, dà subito l'idea al docente di come sta andando il vostro lavoro. Dall'altra parte vi fornisce una sicurezza perché sapete che piano piano state consegnando qualcosa, che il vostro lavoro va avanti, ma soprattutto perché appunto il docente, avendo la possibilità di intercettare subito i possibili errori che magari state facendo, perché questo ragazzi, diciamocelo, i ragazze, è normalissimo, nessuno è nato imparato per scrivere una tesi, nessuno è nato imparato su nulla. Ma in particolare, quando avete davanti qualche cosa che non avete fatto mai in vita vostra o mai in maniera così approfondita, è normalissimo, come dire, fare degli errori e ogni tanto anche sentirsi persi. Sfatiamo questo mito, no? Che le tesi vadano lisce, tutto vada perfetto. No, spesso è complicato perché esistono dei criteri, esiste una modalità di scrittura, bisogna proprio imparare a fare quel lavoro lì, che ha una struttura particolare e una volta imparato, ci sono poi chiaramente delle tesi diverse tra di loro, ma in generale comunque il modello è questo. Quindi l'idea appunto è di confrontarsi spesso con il docente per poter venire, come dire, a porre rimedio a quegli errori che si generano nel corso della scrittura e non portandoseli avanti fino alla fine. È un errore, secondo me, terribile. Fare un lavoro di 100 pagine che poi, ragazzi, senza avere appunto un'idea di quello che si sta facendo del tutto, e portare quelle 100 pagine al docente, magari, come dire, molto vicino alla consegna, no? Mettete intanto nella condizione appunto il docente o la docente di, come dire, correggere tantissimo lavoro quando magari ha tantissimi studenti a cui deve dare una mano. E in secondo luogo, se ci sono degli errori, se ci sono dei problemi macroscopici, come spesso ce ne sono, potreste anche rischiare di non laurearvi e questo crea una grande sensazione di panico. Quindi non arriviamo a questa situazione. Ci confrontiamo spesso col docente, se il docente è un po' sornione, non risponde tanto, capita a volte, ci sono tante cose da fare, può succedere. Voi ogni tanto andate a bussare in ufficio oppure gli scrivete una mail e intanto chiaramente andate avanti con il resto del lavoro, ma appunto vi confrontate passo passo. Vedrete che questo vi aiuterà tantissimo a costruire un lavoro che vi renderà orgogliosissimi. Il prossimo consiglio che ti voglio dare e che è importantissimo per iniziare col piede giusto è individuare uno stile di citazione, che può essere quello che il docente vi suggerisce, che può essere quello che l'università richiede, in modo da iniziare a compilare sin da subito una bibliografia e portare avanti nel corso del testo appunto uno stile di citazione corretto e coerente. Infatti, il momento della citazione e il momento della bibliografia seguono delle regole ben precise. Ci sono tantissimi stili di citazione diverse e devo dire è un aspetto molto importante che si guarda tantissimo in generale, sia negli elaborati triennali che negli elaborati di tesi magistrale o a ciclo unico, ecco. Però è un momento assolutamente importante, quindi è fondamentale che domandiate subito al docente qual è lo stile di citazione che preferisce. Prima di fare questo, vi consiglio di dare sempre un'occhiata al sito, in particolare nella sezione laurea, perché spesso esistono delle norme redazionali di tesi. La tesi non si fa in maniera casuale, esistono delle vere e proprie norme redazionali per impostare il foglio di lavoro. Se volete, magari ne parliamo in un prossimo video perché, sebbene ci siano poi delle caratteristiche precise, in generale più o meno si fa sempre allo stesso modo, no? Però tra le norme redazionali c'è anche lo stile di citazione che tendenzialmente l'università prevede o che preferisce. Ad esempio, spesso per gli psicologi, per i medici, è lo stile APA, per cui bisogna imparare a citare in quel modo, perché ci sono delle regoline, un po' una cosa matematica, diciamo.
i libri si citano in un modo, gli articoli in un altro, le collettanee in un altro modo, i siti in un altro modo, le fonti antiche in un altro modo ancora, e poi ci sono anche le leggi. Per cui, questo per dirvi che bisogna prenderci un pochino confidenza. È inverosimile pensare di trascinarsi questa cosa fino all'ultimo, perché la costruzione di una bibliografia è un processo lungo e che va perfezionato nel tempo. È un po' complesso, soprattutto se non si è mai citato in vita propria, se non si è mai fatta una bibliografia in vita propria, ma è anche un qualcosa al quale nel tempo ci si abitua con grande facilità. Per cui partire sin dall'inizio, avendo in mente quali sono le regole, crea, come dire, un enorme vantaggio poi sulle tempistiche appunto di scrittura, perché sapendo che è un aspetto fondamentale del vostro elaborato, dovrete dedicarvi appunto un po' di tempo su questo aspetto, no? Quindi farlo all'ultimo significa, cioè è un lavoro molto stressante, perché bisogna essere molto precisi, molto puntigliosi. Per cui farlo fin da subito, credetemi, aiuta moltissimo. E nelle risorse che vi metto nell'info box vi metto un'idea di stile di citazione, che è lo stile di citazione APA, e una piccola guida che vi dà un'idea su come partire. Ovviamente, ripeto, chiedete al docente quale preferisce, però ve ne fornisco una così avete già un'idea se andrete a citare in quella modalità lì su appunto come si fa. Quindi, ripeto, partite sin da subito con l'individuazione dello stile e iniziate a costruire una bibliografia adeguata fin dall'inizio. Come si costruisce la bibliografia? A partire chiaramente dalle fonti che avete individuato per andare a costruire il vostro testo. E qui arriva il prossimo consiglio, che è quello di affidarvi a fonti autorevoli. Mi rendo conto che spesso, nel tempo che precede la scrittura della tesi, si pensa che qualunque fonte presente online sia una fonte affidabile, sia una fonte che va bene, sia una fonte che funziona. In realtà, tra le fake news, tra la gente che non sa fare il proprio mestiere, insomma, bisogna sapersi districare in un mondo che è, come dire, caratterizzato dalla presenza di tantissime fonti di informazione diverse, e quindi uno dei lavori, appunto, che sono richiesti a chi si approccia alla scrittura di una tesi, è quello di sapere individuare quali sono le fonti adeguate. Le fonti adeguate per scrivere una tesi sono le fonti scientifiche. Questo non significa che non potete mai fare riferimento a blog vari, anzi spesso sono una fonte veramente importante anche un po' per fare, come dire, delle ricerche sul campo, eccetera, quando non si ha la possibilità di recarsi in sedi fisiche, eccetera. Però in generale la fonte cui si fa riferimento è la letteratura scientifica. Esistono infatti dei database che raccolgono tutta la letteratura scientifica. Ovviamente bisogna sapersi districare, ma credetemi, non è particolarmente difficile con, come dire, qualche piccolo tool. E se volete possiamo parlare in un prossimo video, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Però appunto l'idea è che si debba sempre fare riferimento a fonti autorevoli, a fonti riconosciute dalla letteratura. Un esempio di database che potete consultare è Google Scholar. Non dovete scrivere stringhe di parole lunghissime, bastano due o tre riferimenti. Ad esempio, facciamo finta che io voglia scrivere una tesi sulle cure palliative in ambito oncologico. Scriverò appunto palliative care e poi scriverò oncology, no? E poi vabbè, magari possiamo parlare meglio dell'uso delle virgolette che aiutano tantissimo. Però la faccio molto breve. Se voi inserite le parole chiave all'interno delle virgolette, ci sono poi diversi modi per farlo, state dicendo che voi volete che all'interno del titolo oppure dell'abstract di quel determinato articolo ci siano quelle tre parole, ad esempio. Quindi se voi aprite le virgolette e scrivete palliative care oncology e le chiudete, vi usciranno molti meno risultati,
A volte non ne esce nessuno perché magari nessuno ha utilizzato quelle parole, però fate utilizzare le virgolette perché vedo tantissimo a fare una scrematura. E poi ci sono tanti altri criteri che possono essere utilizzati per anno, potete cercare in un anno ben preciso, oppure in tutta la letteratura, oppure partire dal 2022 e andare indietro, o partire dall'epoca dei dinosauri e andare avanti, cioè, non so come dire, ci sono tantissime modalità. Però la cosa importante in assoluto è che appunto vi affidiate a dei database sicuri. Vi ripeto, Google Scholar per scienze mediche, infermieristiche, eccetera, ci sono PubMed, c'è Scopus, ce ne sono veramente tantissimi. Due siti che secondo me aiutano tantissimo nella scrittura della tesi perché spesso l'autore carica i propri articoli. E in secondo luogo perché potete mandargli una mail e, o un messaggio e chiederglieli direttamente. E sono Accademia e ResearchGate. In entrambi i casi bisogna registrarsi e per registrarsi bisogna farlo con una mail istituzionale. Non è necessario appunto che siate ricercatori. Potete tranquillamente appunto farlo con la vostra mail da studenti e sono risorse veramente fondamentali. Mi farebbe anche piacere magari fare un video soprattutto su ResearchGate, fatemi sapere se vi interessa perché è una risorsa veramente pazzesca. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi interessa. Ultimo consiglio che forse concorre per l'essere il primo di importanza è che fare la tesi non significa fare copia e incolla. Sì, lo so, vi ho scioccati. Vi ho scioccati, non ve lo aspettavate, o forse sì, spero di sì, ma quante tesi ho visto di studenti e studentesse che prendevano intere sezioni di blog misconosciuti o articoli, organizzavano le sezioni, che comunque già è una cosa, come dire, molto avanzata, quindi molto bene, ma costruivano le sezioni di testo copia e incollando cose di altri. Questo è violazione del diritto d'autore, o altresì conosciuto come plagio. Mi scusino i colleghi giuristi se non sono molto precisa e non so dare informazioni precisissime su questo aspetto, ma è gravissimo fondamentalmente. All'estero è proprio non fatelo mai. No, è proprio non fatelo mai. Che è considerata una roba gravissimissimissima. In Italia è molto grave. Come si evita di cadere nella categoria appunto del plagio? Su questo argomento ho fatto alcune storie dedicate su Instagram, per cui vi consiglio di iscrivervi appunto alla mia pagina Instagram. Mi trovate come EL-R. E faccio anche dei contenuti dedicati appunto al tema università, vi parlo della mia vita in America, quando tornerò in Italia, della mia vita in Italia, e però diciamo è un punto di riferimento utile perché intanto possiamo parlarci appunto più direttamente e se vi rimane qualche domanda potete farlo, c'è anche la mia mail personale, ma diciamo potete utilizzare anche quella modalità lì. E in secondo luogo perché spesso vi lascio dei box con domande tipo quale video volete vedere nelle prossime settimane, per cui è veramente un ottimo modo per tenervi in contatto. Vi aspetto anche lì. Però, in sostanza, facendo una breve carrellata dei temi che ho trattato in quelle storie, si evita il plagio citando direttamente l'autore. Se voi prendete una frase o un concetto altrui e lo inserite all'interno della vostra tesi senza dire a chi appartiene, è come se ne steste rivendicando la proprietà, no? Cioè, implicitamente state dicendo questa roba è tutta farina del mio sacco, quando in realtà non è così. Come si evita di cadere nel plagio? Semplicemente citando. Ci sono, diciamo, due modalità fondamentali di citazione. Il primo caso è quando inserite, diciamo, la citazione letterale. Si può fare, purché chiaramente non siano chilometri di citazione, un articolo intero che state inserendo. Bisogna essere, come dire, un po' smart in questo, però se voi volete inserire appunto una parte letterale potete assolutamente farlo, si inserisce semplicemente tra virgolette e alla fine delle virgolette si mette la citazione, nel caso dello stile APA, cognome, virgola,
l'anno, oppure in altri stili, ad esempio, si apre la nota e si va a scrivere tutta la citazione completa in nota, eccetera. Però diciamo che la prima modalità è quella, prendo il testo, lo copio e lo incollo, ecco, apro le virgolette. Su questo bisognerebbe dire che c'era da fare una specifica, la trovate più ritagliata nelle mie storie, dove ho anche messo degli esempi per farvi capire proprio come si fa, però se la citazione supera le 3 o le 4 righe, questo lo dovete decidere voi, l'importante è che si rispetti il criterio di coerenza, che è la cosa in assoluto più importante. Se applicate una regola all'inizio, lo dovete applicare fino alla fine. Se supera le 4 righe, tendenzialmente si va a capo. Si prende quella porzione di testo, la si sottolinea e poi si riduce il testo, che generalmente in Times New Roman 12 ad 11, e poi si imposta il rientro a destra e a sinistra in entrambi i lati di 1 centimetro, si riduce l'interlinea, che generalmente nel testo è 1,5, a 1 oppure massimo 1,15, e si tolgono le virgolette. Ripeto, se volete appunto un'esemplificazione più specifica, nelle storie Instagram vi faccio vedere proprio come si fa. Se vi interessa, fatemelo sapere, perché possiamo fare un video più preciso anche qua sul canale e possiamo fare passo a passo insieme la procedura per ottenere appunto la citazione corretta. L'importante è appunto segnalare quando il contenuto è altrui e non nostro. Anche perché vi assicuro che anche se vi può sembrare che il docente non se ne accorgerà mai, eccetera, in realtà è sempre molto palese per chi fa questo lavoro, per chi si occupa di tesi come appunto dottorandi, docenti, è in realtà molto 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 semplice accorgersi quando c'è un caso appunto di plagio. Basta inserire le giuste parole all'interno del web e si ritrova tutta la stringa di appunto parole, frasi, periodi che sono state prese letteralmente. Plagiare, se il docente se ne accorge, può anche costarvi, come dire, caro, no? Perché magari se ne accorge all'ultimo e non vi fa laureare, perché non ci si può laureare con una tesi che è copiata e incollata, e che non è assolutamente in alcun modo farina del vostro sacco, no? Inoltre, ci sono anche dei servizi che l'università utilizza che sono proprio apposta per fare una scansione all'interno della tesi e vedere se la tesi è originale. Tra questi servizi, che peraltro possono anche essere utilizzati dagli studenti in alcuni casi, perché spesso, per quanto si possa essere rigorosi, in realtà a volte capita appunto di cadere nel plagio senza nemmeno rendersene conto. E tra questi servizi, appunto, ve ne nomino uno su tutti che so essere disponibile anche per gli studenti, è Compilatio. Vi lascio il sito nell'info box, tantissime università italiane lo utilizzano e appunto esiste anche un pacchetto forfettario per gli studenti che va in base al numero delle parole. Se non erro, per una tesi di 40-50 pagine costa una cinquantina di euro. Mi rendo conto che non è assolutamente poco, però penso che sia anche un riferimento molto utile quando non si è certi. Altrimenti, semplicemente, ecco, si cerca di stare più attenti possibili e magari appunto si chiede al docente, si può fare velocemente una ricerca per vedere se ci sono stati appunto dei problemi da questo punto di vista. Ecco, però non vi preoccupate, perché se fate tutte le cosine a modo, sicuramente, ecco, non ci saranno rischi di questo tipo. Piccola tip, proprio un po', diciamo, da professionisti nel mestiere: se il contenuto che state inserendo all'interno della vostra tesi non è completamente originale, perché ne avete già parlato in un altro articolo, in un testo, eccetera, anche in quel caso bisogna inserire il proprio riferimento all'interno del testo, quindi citandovi come un qualsiasi altro testo. Lo so che è un po' strano, lo so che molti non se lo aspetterebbero, ma questa è la maniera corretta di procedere. Benissimo, allora io appunto ho terminato con i miei consigli per oggi. Fatemi sapere con un like se questo video vi è piaciuto, ma soprattutto se vi è stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ti sei iscritto? Ti sei iscritta? Mi raccomando, perché
Mi farebbe veramente piacere avervi nella mia community che è in formazione. Piano piano stiamo arrivando ai 100 e insomma sono molto contenta veramente di come stanno andando, di come stanno andando le cose. Per cui veramente vi ringrazio tanto, ringrazio chi si è iscritto e chi vorrà iscriversi. Per me è veramente importante. Quindi insomma, grazie mille. E quindi nulla, a questo punto ci salutiamo e ci rivediamo la prossima settimana. Ciao!